Sono Prospero Gallinari, militante delle Brigate Rosse, uno che nel linguaggio comune viene definito militante da prima ora. Cioè, sono stato arrestato la prima volta nel 1974, ho fatto complessivamente attorno a 18 anni di carcere, sono uscito 3 anni fa per sospensione pena. La mia è un'uscita provvisoria, un'uscita con un futuro abbastanza incerto e da definire momento per momento, per sospensione pena per ragioni di salute. Io sono condannato all'ergastolo, sono accusato non solo come direttamente coinvolto, ma anche come militante delle Brigate Rosse, come suo partecipante alla direzione praticamente di tutto ciò che l'organizzazione Brigate Rosse in quegli anni ha fatto. Come invalido ho trovato un posto di lavoro, se così possiamo chiamarlo, faccio un part time, lavoro 4 ore al giorno, nelle quali in un qualche modo, se da una parte ho anche una aperte delle relazioni, conosciuto un ambiente, in un qualche modo vivi una realtà nuova all'esterno, e questo già di per sé ha una sua positività. Dall'altra mi garantisce quel minimo indispensabile, non dico per vivere, ma almeno per poter sopperire le spese primarie. Sono nato a Reggio Emilia, ho vissuto qui, sono figlio di una famiglia contadina, ho iniziato a lavorare in giovanissima età, ho fatto le scuole di avviamento professionale, neanche finite, poi ho iniziato a lavorare, prima ho fatto il contadino, poi sono andato a lavorare in aziende, ho fatto l'operaio. Ho iniziato a fare politica giovanissimo, ho cominciato, la mia prima tessera è stata la tessera della Federazione Giovanile Comunista a Leva Togliatti, 1964, quando morì, avevo 13 anni. La tessera del 69 non l'ho rinnovata perché si era iniziato nel nostro paese quello che è stato il movimento del 68, ma anche dentro in questo movimento l'esperienza di tanti altri gruppi e realtà politiche che poi sono state la realtà dello scontro degli anni 70. Sono stato nel gruppo di Sinistra Proletaria, che è il gruppo dal quale poi nascono le Brigate Rosse. Quella che è stata la mia esperienza in libertà è stata la pratica, l'attività politica, l'attività combattente delle Brigate Rosse. Sono stato per tantissimi anni così additato, questo mi sembra un termine abbastanza all'opinione pubblica, come l'esecutore di Aldo Moro o meno. Io non mi sono mai posto il problema di confermare, di smentire o meno, perché ho sempre ritenuto, come del resto ritengo tuttora, che quella che era la pratica dell'organizzazione era la pratica dei suoi militanti, indipendentemente da chi specificamente o penalmente, se vogliamo usare un linguaggio giudiziario, poteva essere il diretto interessato o meno. Per cui potremmo parlare della storia delle Brigate Rosse, di cui ho fatto parte, di conseguenza è anche la mia storia. La storia di un'organizzazione che per 20 anni nel nostro paese ha combattuto, ha condotto una linea, un progetto politico che, indipendentemente da come lo si voglia giudicare, è stata una linea, un progetto politico che si è misurata, si è confrontata, è stata all'interno delle lotte sociali e politiche del nostro paese. Il fatto che ne sia stata all'interno è dimostrato da quali sono state le migliaia di persone che sono state arrestate come militanti delle Brigate Rosse. Centinaia di operai della Fiat, dell'Alfa Romeo, della Pirelli, della Siemens, centinaia di studenti, di proletari delle borgate romane e delle altre grandi città. Cioè da donne e uomini
della sinistra italiana che in un periodo storico hanno creduto nella possibilità di fare una rivoluzione comunista nel nostro paese. Oh, mi chiamo Teresa Scinica, ho 37 anni, e dall'82 sono in carcere. Sono stata una militante delle BR. Niente, mi chiamo Pasquale Abatangelo, ho 47 anni, facevo l'operaio e dal 1974 sono stato arrestato durante un'azione da noi definita di esproprio proletario a Firenze, e da allora fino a 3 anni fa sono sempre stato detenuto nelle carceri speciali italiane, Asinara, Nuoro, eccetera, eccetera. Da 3 anni mi trovo in semilibertà, grazie a questo lavoro, in questa operativa, ho potuto riacquistare mezza libertà e ho quindi la possibilità di passare le giornate fuori a lavorare in famiglia e rientro la sera alle 11 fino alla mattina alle 7 in carcere. Allora, chi sono? Siamo Francesco Piccioni, ho 46 anni ora e sono stato arrestato nel 1980, condannato all'ergastolo nell'82 nel primo processo Moro e svariate altre condanne sempre per l'attività delle Brigate Rosse in Italia. Sto in regime di lavoro esterno, si dice, quindi lavoro fuori il giorno, rientro la sera in carcere da 2 anni. Mi chiamo Renato Arrene, ho 43 anni, sono stato arrestato nel 1980 per appartenenza alle Brigate Rosse. Da alcuni anni mi trovo in semilibertà. Mi chiamo Geraldina Colotti, sono nata nel 1956 a Ventimiglia. Sono figlia di braccianti agricoli pugliesi immigrati a Ventimiglia, dove appunto sono nata, e sono stata condannata a 27 anni per organizzazione di banda armata, cioè per le Brigate Rosse Unione dei Comunisti Combattenti. Sono stata arrestata il 21 gennaio 1987 e sono in articolo 21 da 2 anni e mezzo. L'articolo 21 è una misura dell'ordinamento penitenziario che consente al direttore del carcere di ammettere al lavoro esterno il detenuto che abbia espiato più di un quarto della pena. È una misura che consente soltanto di recarsi al lavoro, in cui non è contemplata altra attività, neanche gli affetti, neanche che so, altri tipi di attività sociale che non siano inerenti al lavoro. Adesso sono uscita, dovrei uscire alle 8, ma tra un impedimento e l'altro capita sempre qualche minuto di ritardo. E devo telefonare gli spostamenti, se il manifesto mi manda da qualche parte. Per esempio devo trovarmi al lavoro alle 10, quindi se capita un impedimento è evidente che si rischia, arriva un controllo dei carabinieri, si rischia di vedere la misura revocata. Meglio prenderlo perché sennò ne passa uno dopo 14 minuti. Nessuno di noi pensava di poter uscire. Quando si fanno scelte come le nostre, in genere si dà per scontato l'ergastolo o la morte, perché è evidente che quelle sono le conseguenze prime di questo tipo di scelte. E questo comunque, il percorso obbligato è terribile.
proprio l'isolamento assoluto. Invece la possibilità di cambiare percorso, che poi in genere si fa più o meno sempre lo stesso, ma l'obbligo è terribile. Guadagno 1.000.000 al mese. Poi noi abbiamo ad esempio quello che si chiama il fondo vincolato, che da una parte dello stipendio viene, il 20% dello stipendio viene detratto e bloccato in carcere. E quindi quella parte in un certo senso non si può considerare, perché siamo andati avanti. Questa è la libreria dove lavoro. Siamo specializzati anche in letteratura per ragazzi. Lavoriamo anche per l'università, c'è un servizio per gli studenti universitari. Presto si aprirà anche una sala lettura per gli studenti e una videoteca. A chi hai telefonato? In carcere, per comunicargli che mi spostavo e andavo in cooperativa. Le restrizioni in questa vita qui sono una situazione strana, cioè quando si fanno quelle scelte, no? Lotta armata, una rivoluzione in cui pensi che finirai, se ti va bene, in carcere, che pensi, metti nel conto la morte tua, non è che metti in conto qualcosa di meno. Quindi consideri che la vita la dedichi a quella cosa e quando dedichi la vita a questa cosa sei consapevole che può durare anche soltanto un giorno solo. Per cui parlandone proprio seriamente tra persone serie, il fatto che a 20 anni di distanza ti ritrovi a condurre comunque una parte della giornata da quasi libero, ancorché ristretto, cioè io perlomeno sono abbastanza pudore a dire lamentiamoci di questo. Perché rispetto alle cose che avevo messo in conto, questa possibilità c'era in linea teorica, perché poi si è abituato a pensare che nelle rivoluzioni o vinci o perdi, ma comunque non si resta in carcere per l'eternità. No. Però mentre faccio un discorso rispetto all'amnistia, all'indulto, per cui un paese perlomeno intelligente prenderebbe delle misure, dall'altra parte non è che mi lamento perché non le prendono. Sono entrata che ero clandestina, sono trascorso tutti questi anni in carcere e continuo a trascorrerli perché comunque sono condizionata dal carcere e quindi è una vita in cui a volte mi sento come una specie di rete, no? Posso fare anche 10 chilometri, però comunque poi ho intorno una rete che mi condiziona l'esistenza. Per questo credo che sia importante chiudere con questa detenzione, non soltanto perché è un problema umano, ma anche da un punto di vista politico, cioè vuol dire rielaborare un passato che sembra che non voglia passare per nessuno. Rielaborarlo significa non dimenticarlo, rielaborarlo significa rivederlo, ricontestualizzarlo, anche con le critiche più dure, però rielaborarlo. C'era una scritta a Centocelle che era curiosa, no? Era no alle riforme, sì alla rivoluzione. Il fatto è che in questo paese spesso si è pensato che anche per fare una rivoluzione, per fare l'attuare una riforma, fosse necessario fare la rivoluzione. Non è difficile oggi spiegare anche ai giovani come ci si è arrivati alla lotta armata, a costruire un'organizzazione come le Brigate Rosse. Spesso penso che molto riuscirebbe a dare, ad esprimere la rivisitazione di quegli anni attraverso i giornali. Per esempio c'è un giornale che io per motivi di studio ho risfogliato interamente,
lotta continua. E credo che sia il giornale che più riesce a dare la sensazione e le emozioni di quegli anni, cioè la vita che pulsava, la sofferenza da parte dei compagni quando veniva accoltellato un compagno, quando moriva un compagno. E quello credo che, insieme a tante altre cose che si facevano, le occupazioni delle case, questa esigenza palpabile vissuta da milioni di persone della necessità di un cambiamento radicale. Ho cominciato a far politica nel 68, avevo 17 anni. La scuola dove andavo era un liceo, si chiama Augusto, si chiama ancora Augusto, che è collocato davanti a una sezione del Movimento Sociale allora, adesso Alleanza Nazionale, tra cui uscivano, come dire, il fior fior dei picchiatori fascisti dei tempi. E nel frattempo, vuoi per lo scontro con i fascisti, vuoi per la strage di Piazza Fontana, che ci fece capire un po' tutti quanti che quel potere non si sarebbe mai messo da parte con le buone, cominciamo già allora e prima, cioè durante le Brigate Rosse erano a Milano, a Torino, a Genova, ai tempi, cominciamo già allora a organizzarci alcuni gruppi di compagni a Roma, divisi, sparsi tra loro anche in modo armato. Con il 12 dicembre hanno deciso che non bisognava più andare avanti con le lotte, bisognava firmare il contratto, cioè il primo contratto quasi di resa che c'è stato nel nostro paese è stato immediatamente dopo il 12 dicembre, perché il sindacato ha scelto, ha capito in un qualche modo che lo Stato, determinate forze di questo Stato imponevano uno scontro. L'imposizione di quello scontro ha risposto firmando un contratto, firmandolo quasi come una resa. Una parte della sinistra, di cui anche la mia organizzazione faceva parte, ha fatto una scelta diversa. Non ha scelto la resa, ha scelto di continuare lo scontro con altri mezzi. E man mano mi sono avvicinata sempre a forme più radicali. All'inizio ero una delegata sindacale, poi sono diventata una delegata a tempo pieno. E il fatto di lavorare a diretto contatto con i lavoratori, quindi sentire proprio i bisogni diretti, ma anche sentire anche un forte dissenso, non soltanto l'esigenza di una condizione di lavoro migliore da quello che c'era, mi ha fatto capire come il sindacato in un certo senso non bastava a dare una risposta agli operai. E quindi ho cominciato a riflettere in un altro senso. Anche se per me fare scegliere, diciamo, la lotta armata è stato un trauma da un punto di vista politico, perché io ero molto legata alle radici del PC, cioè mi sentivo veramente parte di qualcosa di molto grande, e quindi ho faticato a fare questa scelta, non è stata una scelta semplice. Posso dire che durante la mia militanza, anche durante la mia clandestinità, quello che pensavo, proprio perché la condizione da un punto di vista umano era molto dura, pensavo che quel tipo di vita così carica di sacrifici, perché poi era così, avesse un senso, perché comunque prima o poi ci sarebbe stato uno sbocco per tutti. E anche quando in un certo senso si avvicinava anche la possibilità che potessi perdere la vita, o anche il sacrificio di altre persone, perché credo che bisogna anche mettere in rilievo di chi è morto, indipendentemente da che parte stava, che avesse un senso in questo, perché comunque ci sarebbe stato un cambiamento radicale, una giustizia sociale più forte, più radicata. Allora questo in un certo senso mi spingeva ad andare avanti, perché comunque giorno per giorno ti chiedi se è giusto andare avanti, se è giusto fermarsi, cioè riconoscendo che si sono fatti errori, ma che non si riconoscono soltanto con il senno del poi, ma anche durante,
A volte si intuiscono che certe cose non sono giuste. Ho vissuto da 3 anni da latitante, da clandestino, per cui ero ricercato. Questo ovviamente ti porta a una tensione, a un momento nel quale sul piano umano, sul piano così personale, vivi questo carattere. Poi passati i primi mesi ti abitui, stai attento, ti muovi con certe precauzioni, con certe regole, ma quelle erano le regole minime della clandestinità, il fatto di muovere tra la gente. Noi quello che dicevamo sempre, pesci nell'acqua, che voleva dire uomini tra 1.000, 10.000, 100.000 uomini e donne che vivevano nella metropoli. Ecco, per cui pian piano ti muovi quasi in una normalità, la normalità del ricercato, ma la normalità del muoversi tra la gente. Poi ci sono la politica, quando si relaziona con la lotta armata, quando vive attraverso anche la lotta armata, degli aspetti molto particolari, arrivi a delle scelte, la necessità di andare a fare l'azione, di andare al combattimento, di andare anche a provocare il ferimento o la morte, perché hai fatto una scelta politica che porta a delle conclusioni che sono conclusioni violente. Ecco, su questo c'è un percorso molto difficile perché è la convinzione politica che ti dà la forza e la capacità di affrontare questo, di unirne i due elementi. Questo non cancella la contraddizione, non cancella la difficoltà, la durezza, anche la sofferenza di dover fare certe scelte, di trovarsi di fronte a fare quella cosa, a materializzarla, a concretizzarla. Questo non è un qualcosa di leggero, un qualcosa che non ti condiziona, che non ti pesa. Questa qua adesso discreta, niente di, cioè la situazione rimane abbastanza quasi stabile, nel senso che ormai sai, i 3 infarti ci sono stati, adesso il problema è mantenerne un controllo, vedere se si riesce a prolungarne il tempo del logoramento. Non è che si possa fare molto di più, cioè non è che fai una cura nella quale puoi guarire, puoi fare una cura nella quale rallenti il processo di peggioramento, fino a che sarà necessario eventualmente riintervenire. Per adesso andiamo avanti in medicina. Una serie di analisi fatte in questi mesi, si è valutato che c'era una percentuale di rischio abbastanza alta, per cui hanno deciso di mettermi un defibrillatore. Per cui sono venuto qua per questo intervento, che non è il primo, spero che sia l'ultimo, almeno per un lungo periodo. Comunque per adesso la cosa è andata tutta bene. Quello che mi è rimasto sono i dolori di dovermi abituare con un soggetto esterno che sta al mio interno. Per il resto tutto, tanto ho saputo che è uno strumento di una forza di durata lunghissima, con delle capacità cognitive, sarò spiato in assoluto per il resto del mio futuro, perché sono in grado da questo di risalire a qualsiasi movimento del mio cuore, se ci sono delle crisi, necessità di altri, cioè, ha un controllo totale 24 ore su 24 e interviene in caso di estrema necessità. Questo è l'intervento che ho fatto. Sì, io sono uno dei 13 detenuti politici che le Brigate Rosse chiesero la loro liberazione in cambio della liberazione di Moro. E probabilmente questa è una cosa che ha inciso parecchio anche nella mia situazione, sul fatto che ancora oggi mi trovo in carcere, eccetera, eccetera.
Poi la trattativa sulla liberazione, come sappiamo, non ebbe esito e questo può influire anche su come andò a finire, diciamo, tutta l'operazione, appunto con l'omicidio di Moro e con questa fine, diciamo, violenta di un'operazione che era nata con obiettivi, diciamo, sostanzialmente politici. Noi come detenuti, io personalmente, quando fu fatto il mio nome, pur non essendo a corrente dell'operazione, di quello che bolliva in pentola, diciamo, nei suoi dettagli, fu molto decifrabile da noi questa operazione, cioè era chiara, era le Brigate Rosse, con quell'operazione di 13 detenuti politici c'erano militanti delle Brigate Rosse, militanti dei NAP, militanti storici della lotta dei detenuti e che venivano altre esperienze come Sante Notarnicova e altri. Praticamente le Brigate Rosse ritiravano le fila di tutte quelle erano le figure della lotta rivoluzionaria in Italia in quegli anni che erano detenuti nelle carceri italiane. Quindi lanciavano un messaggio forte di questo tipo. Noi ci facciamo carico di questi, diciamo, personaggi detenuti simbolo delle lotte proletarie in Italia, e attraverso il sequestro di Moro processiamo la Democrazia Cristiana e apriamo un braccio di ferro in cui chiediamo la liberazione di questi detenuti politici in cambio della liberazione di Aldo Moro. Ecco, dentro questo fatto noi subimmo tutti delle grosse pressioni per prendere le distanze da questa iniziativa e in quel momento nessuno ha ceduto a quelle pressioni, tant'è vero che non ci fu nessuno dei 13 che, diciamo, prese le distanze da questa iniziativa. Poi sono avvenute prese di distanza però a posteriori, 10 anni dopo. Ecco, io personalmente di queste prese di distanza a posteriori sono delle mistificazioni sul piano storico. Insomma. Bisogna avere il coraggio e la lealtà di dire io in quel momento ero d'accordo e condividevo quella politica lì, quelle scelte lì. Poi oggi io posso fare un bilancio, rivedere criticamente tutte le cose, però è un'altra cosa. Non posso spacciare la mia posizione di oggi per quella di ieri. Cioè noi abbiamo fatto un processo politico, abbiamo fatto un processo politico a una classe politica che Moro rappresentava. Rappresentava per quello che aveva fatto in Italia, le cariche che aveva ricoperto, i ruoli che aveva svolto. Alla conclusione di quel processo abbiamo eseguito una sentenza che tra l'altro abbiamo chiesto che venissero liberati dei nostri compagni che erano in carcere. Ovviamente in tutte le richieste che vai a fare c'è una partenza e c'è una conclusione. Ma noi, e questo l'ho detto tante volte, mi rischio di diventare noioso, quando dice ma 13 prigionieri da liberare, noi ponemmo quel problema, ma il problema era politico, come sempre le Brigate Rosse hanno fatto solo politica, poi l'hanno fatta con le armi e questo significa anche tragedie umane, ma hanno sempre fatto solo politica. Nel momento in cui hanno posto quel problema, la questione era puramente politica, una contromossa da parte dello Stato, da parte delle istituzioni, da parte delle forze politiche rappresentative, della Democrazia Cristiana in particolare, che ne era il partito di massima rappresentatività, avrebbe dato un mutamento a quella condizione. La questione, ad esempio, che uscì in un certo momento, non ricordo, sì, era, mi sembra una proposta che veniva da Craxi o comunque dal giro socialista sul problema della liberazione di Paola Besuschio. Ecco, quella era una mossa politica. Indipendentemente dalla valutazione che noi ne potevamo dare sul piano della positività o meno di questo scambio, era una mossa politica che avrebbe spostato le carte sul tavolo, avrebbe spostato l'asse politico del problema. Certo che mi ricordo il giorno d'arresto. Quello è un ricordo che non potrò mai cancellare dalla mia memoria, anche perché sono morti due miei compagni, che per me erano due fratelli, insomma. Quel giorno con me
per me è morto una parte di me stesso, insomma, su questo no, non ci sono dubbi. Niente, eravamo andati a fare una rapina in banca per un'azione di autofinanziamento dei NAP, l'organizzazione che noi avevamo costruito, che si autofinanziava in questo modo perché a noi i soldi non ce li dava nessuno, perché ne dicano né servizi segreti, né stati esteri, né nessun altro. Noi siamo prodotto delle contraddizioni di questa società in un determinato momento della sua storia, punto e basta. Il resto sono tutte chiacchiere e illazioni prive di ogni fondamento. Tant'è vero, la dimostrazione è questa, che per prendere una manciata di soldi in una banca due compagni sono morti e altri due, io e un altro, ci siamo stati arrestati e ci siamo fatti 20 anni di carcere. Sono arrivati a casa, nella casa dove stavo, il covo, verso le 4:30, le 5 di mattina. Hanno suonato il campanello, c'è stata una lunga, cioè perlomeno a me è sembrata lunga, trattativa sull'aprire e non l'aprire, eccetera. Perché c'è stata una lunga trattativa? Perché c'era stato il massacro di Via Fracchi a Genova 2 mesi prima, in cui i carabinieri, una volta aperta la porta dai compagni, entrarono e ammazzarono tutti. Sono stata ferita gravemente in un conflitto a fuoco insieme agli altri due compagni, tra cui Paolo Cassetta, che è mio marito. E appunto portata in carcere, ho trascorso gran parte della carcerazione girando tutti i carceri speciali, come era d'uso in quegli anni e come ancora adesso è d'uso per la maggior parte dei circa 60 che rimangono ancora detenuti a tutti gli effetti, su quei 250 in semidetenzione e altri 250 esuli. Sono caduto, sono stato arrestato nel settembre del 1979, sono stato arrestato in un conflitto a fuoco, mi trovavo a Roma, tra l'altro è arrivata, non so se perché siamo stati visti, tanto stavamo facendo un cambio di targa ad una macchina, siamo stati visti da qualcuno, e lì c'è stato uno scontro a fuoco, io sono rimasto ferito gravemente, nel senso che sono rimasto colpito alla testa e in altre parti del corpo, e lì ho perso coscienza. Mi hanno detto, io questo non te lo so dire perché io ho perso coscienza immediatamente, che mi avevano dato per morto dopo un discreto periodo, penso quasi, da quello che mi hanno detto, quasi un'ora, dei giornalisti che erano lì, che mi stavano fotografando, di questi ha detto che mi ero mosso, ed è lì, mi hanno portato in ospedale. Ero armata, avevo una pistola. È stato rapido, molto violento. Non riesco ancora a parlarne. Cioè, sono cose che fanno in genere le donne, per cui sai, è un po' dura da parlarne. Sono... ti lasciano seminuda, ti fanno queste cose che ti fanno... cioè, sai cos'è? Che gli uomini sono stati educati culturalmente a scoprirsi senza alcun problema. Invece le donne sono state educate culturalmente a coprirsi, almeno. Quindi, che ne so, rimanere con le mani, con le manette, con le mani legate dietro le spalle, essere picchiata, essere un po' così, semispogliata così, ti fa più male di 10 cazzotti. Non so se è un problema personale, ma credo che parlando anche con altre compagne, la cosa che più gli ha fatto male è questo. Poi, insomma, comunque
Sono avvenute cose anche molto tristi, voglio dire, in questi arresti. Alle donne non hanno risparmiato nulla, voglio dire. Non perché siamo donne e bisogna che qualcuno ci risparmi qualcosa, però si è andato oltre, forse perché alle donne non si giustifica, o comunque non si... è come se non si accettasse che una donna possa fare una scelta così difficile e dura. E quindi è come se chi ti arresta anche te ne vuole doppiamente. Ma la fase di tensione che ricordo con più piacere è quella dove provavo a evadere. Nel senso che è un modo di stare in carcere sano, cioè che non ti rovina il cervello, perché provi a uscire e quindi ti ingegni per farlo. Questa cosa significa pensare, questa cosa significa trovare soluzioni, questa cosa significa darsi da fare ed è una cosa che ti rende molto vivo. È una cosa che ho fatto per 8 anni, grosso modo, continuativamente. Ho fatto tunnel anche relativamente famosi come quello delle Bibbie, che ci scoprirono. Ho fatto un tentativo di evasione dal Tribunale di Roma, andandomene dalla scorta con uno spintone. E questa cosa qui è, diciamo, la parte più simpatica, perché è quella dove sei vivo, dove sei, dove fai cose e non stai lì a guardare un muro bianco a aspettare che passa anche quella giornata. Questa è la parte che ricordo proprio con piacere. La mia condanna è per quello che ero stato arrestato, che in termini giudiziari è una rapina. E me la sarei potuta cavare con 5-6 anni di carcere, perché questa è la condanna per quel tipo di reato. Trattandosi invece di un'iniziativa di autofinanziamento per un'organizzazione rivoluzionaria nel contesto degli anni 70, mi furono dati 15 anni. Beh, io oggi di anni ne ho fatti 23 e ancora ce n'ho da fare quasi 10. Pur non avendo l'ergastolo, pur non avendo, diciamo, reati definiti di sangue, mi sono trovato a sfondare il tetto dei 30 anni ampiamente. E come? Semplice, con quella che era la politica giudiziaria in quegli anni. Qualunque azione veniva fuori, veniva attribuito un concorso morale anche ai detenuti. Sono stata condannata a 2 ergastoli e all'isolamento diurno. L'isolamento diurno delle donne l'ha fatto soltanto una, diciamo che una donna, però all'epoca stavo nel carcere di Voghera, con le altre compagne ci siamo organizzate in modo tale che nessuno potesse essere condannato a questo tipo di pena, perché già noi in quel carcere subivamo molte privazioni, non soltanto sensoriali, ma anche violazioni proprio della privacy più intima. L'ho già detto in un'altra intervista che mi aveva colpito il fatto che agli uomini questa cosa non era accaduta, ma alle donne sì, cioè quello di mettere le telecamere nelle docce con l'obbligo che non potevamo coprirle in qualche modo. Questa era una cosa molto violenta. La moltiplicazione degli anni è legata anche alle lotte che c'è stato nelle carceri. Noi abbiamo fatto anche delle rivolte, delle proteste clamorose all'Asinara, a Nuoro, abbiamo anche distrutto delle carceri, rase al suolo. Carceri in cui si praticava scientificamente la tortura dei detenuti politici. La mia vita in carcere, carcere speciale, voleva dire in quegli anni, per un lungo periodo, colloqui coi vetri, voleva dire un livello di tensione abbastanza alto, voleva dire tutto quello che significava allora l'articolo 90, cioè una condizione di detenzione molto particolare. La mia condizione fisica in un qualche modo si trovava a misurarsi con questa realtà abbastanza dura. E non so se poi gli infarti che ho subito negli anni successivi siano relazionabili a quella realtà. Però ho vissuto quello che tutti quanti hanno vissuto in quegli anni, tutti quanti i militanti
della mia organizzazione, delle altre organizzazioni della sinistra che hanno fatto le carceri speciali, hanno vissuto in quegli anni. Gli ultimi anni della nostra storia sono stati gli anni che anche hanno rappresentato tutte le caratteristiche tragiche anche della sconfitta. I limiti politici, le spaccature, le scissioni dentro nell'organizzazione, la frantumazione delle varie realtà, già era il segnale della sconfitta. Poi determinati percorsi che sono arrivati a dei livelli aberranti quasi, mi riferisco alle ultimissime cose del Partito Guerriglia, che è una formazione che nasce come un pezzo delle Brigate Rosse, da queste scissioni. Arriviamo a rappresentare tutta la tragedia della sconfitta. Cioè, di conseguenza, coglierlo prima, questo sarebbe sicuramente stato un segno superiore di intelligenza, capacità politica. Ho ripreso gli studi dopo tanto tempo. Io ero una segretaria d'azienda e invece ho deciso di dirottare lo studio su un orientamento umanistico, come avrei voluto quando ero adolescente, ma che non ho potuto fare. E ho ricominciato da capo e quindi ho iniziato a studiare il liceo classico, cioè proprio da zero. E dopo la maturità classica ho deciso di studiare filosofia. Più che l'uscita, quello che mi colpì fu un brigadiere del carcere di Rebibbia che venne a dirmi: Gallinari, prepari la roba. Ecco, io lì rimasi abbastanza colpito, anche non perché non lo credessi, la condizione nella quale mi trovavo era molto grave, però già mi era stata respinta una volta una richiesta di scarcerazione per malattia. Quando me lo venne a dire rimasi un attimo così. La prima cosa, però, ti devo dire la verità, non pensai alla libertà, pensai al fatto che lasciavo lì un sacco di compagni con i quali avevo vissuto tanti anni. Io devo superare una carcerazione che mi ha sconvolto, cioè non ero preparata. Forse ero preparata non immaginavo che si arrivasse fino a tanto. Non so perché, ma è così. Io questa cosa la addebito alla giovinezza, che quando sei molto giovane hai meno difese. Ciao! Sono in registrazione. Vabbè, adesso. Senti, questa. È grave. No. È grave. Beh, presentatela allora. È la mia compagna. Giava. Per cui sono sicuramente cambiato, visto che ho vissuto 47 anni. Se vogliamo dire il cambiare, il rinnegare un passato, l'essere staccato da esso, no, su questo non sono cambiato, nel senso che è il mio passato, è la mia vita, è quello che io ho vissuto, non ne sono pentito di quello che io ho vissuto, con tutto i suoi pregi, tutti i suoi difetti, tutte le sue i suoi valori e tutti i suoi drammi. Di conseguenza è il percorso della vita che è una trasformazione. La cosa che mi ha più colpito è che avevo paura dell'acqua.
Avevo paura dell'acqua, avevo paura di attraversare la strada, avevo tutta una serie di paure. Adesso un po', cioè la strada la attraverso tranquillamente, però il rapporto con l'acqua è strano, mi sento strana. Mentre io ero un pesce d'acqua, quindi così. E fino a che non ho messo piede fuori non ci credevo, dicevo adesso succede qualcosa e mi diranno non posso riuscire, insomma. Cioè proprio solo quando ho visto che mi hanno aperto l'ultimo cancello, che mi sono affacciato fuori e ho visto mia moglie e mio figlio che mi aspettavano, ho detto sono veramente, cioè è vero, finalmente ce l'ho fatta, insomma. Praticamente dopo quasi 20 anni di detenzione questo è avvenuto. Fuori ricordo ancora che si vede si erano scatenate le forze della natura, sull'autostrada c'è stato un temporale pazzesco, era buio perché mi hanno fatto uscire di sera, d'inverno, quindi faceva freddo, un temporale pazzesco e abbiamo dovuto fermarci nella corsia di emergenza perché non si vedeva più la strada né niente, da come la pioggia, da come veniva fitta la pioggia. Ci siamo dovuti fermare 10 minuti, si è detto stare a vedere che ci tocca passare la notte qui, ma dice qualcuno si è ribellato alla mia uscita al carcere. Nel 94 ho preso il primo permesso e quel portone blindato che vedevo sempre dall'interno l'ho visto aprirsi, anche se in realtà io come tutti gli altri non ci credevamo che si sarebbe aperto. E sono tornato a Centocelle, dove abitano i miei, dove abito dal 61. E ho trovato un altro... è come se fossi sbarcato su un altro pianeta, nel senso che non c'era più quel clima che si respirava negli anni 70. Non c'erano i giovani di sinistra che dentro le piazze testimoniavano dei problemi, non c'erano i manifesti di sinistra, c'erano le teste rasate, c'erano tanti manifesti dei fascisti, segno evidente del loro ritorno dentro i quartieri proletari. Da fuori ho trovato un mondo completamente trasformato, e non solo negli aspetti esteriori, diciamo, nel progresso tecnologico, quindi nelle macchine, nei computer, in tutte queste cose qui, nell'elettronica, nell'informatica, ma soprattutto nei valori, nel modo di pensare e di essere delle persone. E noi eravamo un mondo solidale, ci sentivamo vicini gli uni agli altri, eravamo sempre pronti a soccorrere e le persone che ci stavano vicino. Ho trovato un mondo fondato sugli egoismi. Sono rimasto molto, anche se diciamo me l'aspettavo, perché in carcere questa trasformazione si è vissuta anche in carcere di riflesso. Passavi qua o trovavi un gruppo di compagni lotta continua, all'avanguardia operaia, per seguire il popolo. Questa poi era la piazza dove in genere si tenevano i comizi e dove per alcuni anni avvenivano gli scontri, perché i fascisti venivano, perlomeno provavano a fare il comizio, avevano il palco là sotto, sopra quel palazzo prima c'era una grossa scritta "Viva la Resistenza". In genere c'erano gli scontri, ma che non coinvolgevano soltanto i compagni giovani, insomma, delle scuole, dei collettivi, cioè coinvolgevano anche i compagni del Partito Comunista. Centocelle sono arrivato nel 61, i miei pagavano 30.000 lire d'affitto, che corrispondeva a circa un terzo dello stipendio di mio padre, che era un autista al comune. Adesso gli affitti a Centocelle per due stanze stanno su 1.200.000.
non capisco quanto dovrebbero essere gli stipendi adesso, insomma, cioè un terzo all'ora. Eppure ricordo quando si facevano le manifestazioni, c'erano due slogan in contraddizione, uno era la casa si prende, l'affitto non si paga, oppure l'altro era l'affitto al 10% del salario. Non so perché oggi non se ne faccia una grossa battaglia, non sia perlomeno un terreno di agitazione e conflitto, insomma, dove la gente si attivi. Sì? Federica, ci sei? Sì. Geraldina. Mi è capitato anche recentemente di collaborare a Boxer, che è l'unico settimanale satirico esistente in Italia, del settimanale satirico del Manifesto che esce ogni sabato. E una rubrica sintomatica che si chiamava Estate al fresco, queste sono state le ultime, fra le ultime cose, perché così forse uno dei pochi modi per parlare di carcere senza retorica e senza appunto piangersi addosso, ma dando per intero la sua visione paradossale, appunto di parlarne buttandolo in satira. No, vabbè, la situazione in cui mi trovo è detenuto a tutti gli effetti in lavoro esterno. Il lavoro esterno, il giorno esco solo per lavorare, rientro la sera in carcere, devo rendere conto di ogni spostamento dal circuito dei posti previsto per il lavoro che faccio. Quanto deve durare? Stando alla legge, per sempre, perché ho l'ergastolo, quindi la durata, il fine pena è mai, come recita il certificato. E moltissimi giovani e dei centri sociali e delle associazioni e della sinistra così di oggi ci chiedono di incontrarci, ci invitano ai loro convegni, vogliono capire e la presenza è numerosissima. E infatti si è costituita da un paio d'anni una rete nazionale sprigionare che appunto comprende tutte queste soggettività e anche pezzi della sinistra istituzionale, che vogliono appunto fare in modo che questa, una certa fase di quella storia, si chiuda su una parola, non sulla parola dei vincitori, ma con una speranza di futuro. Un regime di semilibertà scatta ed è agganciato a un'attività di lavoro. Noi in carcere abbiamo costituito una cooperativa il 32 dicembre, e la 32 dicembre ha presentato un progetto per un nodo informativo sui problemi della detenzione. Infatti noi gestiamo per conto della quinta circoscrizione un ufficio, uno sportello aperto al pubblico che cerca di affrontare alcuni aspetti della detenzione. La cosa che riusciamo a fare è quella di dare indicazioni su come usufruire dei permessi, portare a conoscenza degli articoli di legge. Più difficile è un altro aspetto che ci eravamo riproposti, quello del trovare del lavoro. Questo diciamo che è quasi impossibile. E a una certa ora devo rientrare. Per l'esattezza adesso mi hanno allungato l'orario, insomma, diciamo che poco prima delle 11 io monto sul motorino e ritorno al carcere di Santa Teresa, dove trascorro la notte separatamente da mia moglie. Così è stato per 20 anni e rotti e così continua a essere ancora oggi, non si capisce bene perché, ma insomma è così. Dopodiché passo a casa, ceno, mangio qualche cosa e spesso e volentieri, diciamo sul più bello, prendo e devo ritornare in carcere. Una cosa importante che mi è successa in questi anni è che, nonostante l'isolamento anche la sofferenza, vorrei dire, non mi sono mai sentita fuori dal mondo, nel senso che pur nella mia diversità, anche nella radicalità, mi sono sentita parte del mondo. E questo ha fatto sì che magari per anni sia riuscita a vivere in una cella e non impazzire.